Buongiorno ai telespettatori di Prima TV con questa rassegna stampa del lunedì mattina. Una buona settimana a tutti, piena di entusiasmo, di lavoro, di cose interessanti, di scoperte e riscoperte nella nostra vita. E tantissimi rapporti naturalmente sereni, sia negli ambienti di lavoro che in famiglia. Bene, detto questo, entriamo subito nel vivo della rassegna stampa di oggi. Partiamo dalla pagina nazionale del mattino. Napoli brutto KO, Benitez furioso. Primaria all'esploit di De Luca, non si lascia in panchina chi non è in forma. C'è un articolo di fondo di Maurizio De Giovanni. Poi abbiamo Mosca in piazza contro Putin, dopo l'omicidio di Nemtsov non abbiamo paura. Queste sono notizie di carattere internazionale. L'analisi dell'Europa cambi o è condannata, un articolo di Giorgio Lamalfa, sempre dal mattino. Di De Luca batte Cozzolino, l'esploit di Salerno a Napoli. L'eurodeputato tradito dai quartieri, disco rosso da Iaia a fuori grotta. La rivincita di Vincenzo, faremo la rivoluzione, l'impegno di tutti uniti è una sfida da far tremare le vene. Andiamo poi al primo piano del mattino, disertate i seggi, bufera su Saviano dopo l'appello web. Niente cinesi nel popolo delle primarie, ma sbucano gli elettori del centro-destra. Dal primo piano sempre del mattino, così ho votato 5 volte e con i documenti scaduti, dalla Loggetta all'Arenella, da Soccavo al Vomero. Il centrodestra fino alle armi con Caldoro, pronti, noi siamo pronti alla sfida. Berlusconi avverte, se la Lega continua a fare follie io me ne vado. Ma Caluso, una truffa alle primarie senza alcuna regola. Per la sfida nelle Marche, affluenza al top, la vittoria va all'ex sindaco di Pesaro. Errore dell'ex PM De Magistris, lo Stato paga, indagò per mafia un magistrato di Cassazione, poi assolto, 26.000 euro di risarcimento. Dalla legge Vassalla oggi nessuna rivalsa sui magistrati. Bene, queste sono le pagine nazionali del mattino, voltiamo pagina, ci sono articoli di cultura all'interno del mattino, quelli Sippo e Italiano. Voltiamo, siamo alla cultura e alla società del mattino. Balvano è quel treno della morte, uno speciale Rai sul disastro ferroviario che costò la vita a 600 persone, il più grave d'Italia. Siamo alla pagina di Avellino dal mattino, diretto da Generoso Picone. Primaria l'Irpinia è già per De Luca, l'ex sindaco di Salerno ottiene 6.888 voti, Cozzolino 5.747, diciamo che questa è la grossa novità del giorno, anche se c'è nell'aria un'attesa nei confronti di De Luca molto molto alta, e tant'è che già vediamo i primi risultati per le primarie. I sindaci di convertire le discariche, la Sirigas crolla in casa, SOS di Vitucci, ora abbiamo necessità di rinforzi. Nel weekend tornano il freddo e la neve, quindi attrezziamoci in tal senso, e intorno a venerdì dovrebbe ritornare la neve. Serino, fiamme all'escavatore, il racket colpisce nell'aria del PIP. Gli iscritti disertano i seggi di Avellino, nelle 4-6 cittadine si è registrata l'affluenza a grande maggioranza degli elettori simpatizzanti. Queste sono le questioni della politica del mattino di Avellino. Coalizione compatta sul Tricolle, polemica dei democratici espulsi, scarso entusiasmo nel Comune Unito, meglio cambiare metodo di scelta. Sempre dalla pagina del primo piano di Avellino, primarie PD, De Luca vince e sfonda in Irpinia. La rimonta dello sceriffo di Salerno spariglia le carte a via Tagliamento. Irpinia cronaca, cedro a rischio, stop dalla Digos e salta il corteo. Allarme furti allontanati in 7 dall'Arianese, centralismo, summit per riaprire il cantiere. Serino, incendiato un escavatore nell'area VIP, sposta il vecchio pianoforte e trova un bot da 1 milione, un erpinio residente a Varese. 18enne morto per l'antibiotico, oggi l'autopsia, città ancora sotto shock, l'esame prova a far luce sulle cause del decesso di questo giovane 18enne di Avellino, a cui va veramente il nostro cordoglio nei confronti della famiglia.
nuove assunzioni al Sirpress di Nusco, superata quota 100, chiusura degli uffici postali, pressing della CGIL su Sessa, rifiuti i sindaci irpini, discariche da convertire. Rogo a Città della Scienza, il depistaggio del corpo, qui siamo già nell'area napoletana. Bene, dopo aver passato di rassegna in latino, ora interessiamoci di un altro quotidiano, che è appunto il quotidiano del Sud. Primaria di Irpinia, premia De Luca, oltre il 50% dei consensi all'ex primo cittadino e il 42% per lo sfidante. Sidica Savellino, nuovo tonfo casalingo, vince l'Orlandina 65-75. Gaetano, oggi l'autopsia, verità sulla tragedia, l'inchiesta sulla morte del giovane rapper. Ad Ariano, furti a raffica di fogli di via controlli, elettrodotto ricorso in Cassazione per Sant'Angelo dei Lombardi, ad Avellino restaura il pianoforte e scopre un vecchio, erano conosciuti sotto il nome proprio di buoni postali, un milione, quindi in rivalutazione saranno molti soldi. Grottonella, volantini anonimi, veleni in paese. Bene, vediamo qualche notizia dal mondo. Gemelli di 16 anni travolti e uccisi in moto. Bossetti intercettato in cella, un guaio il mio DNA su Iar. Terza laurea dietro le sballe per un condannato all'ergastolo. Queste sono le dall'Italia e dal mondo. Lettera inedita di Falcone su Palermo. Il magistrato ucciso a un docente. Vado a Roma, ma non è un abbandono. L'ISIS diventa un giallo, la ritirata dalla città di Derna. Indagini sui soldi dell'agenzia di rating. Tumori, nuova super risonanza, robot morbidi per le abitazioni, fori imperiali dal tram dei sogni. Bene, vediamo di arrivare alla pagina di Avellino e ci siamo. Dunque, no, per l'esattezza siamo ancora in campagna, non andate a votare ed è subito polemica. Saviano ha lanciato, lo scrittore Saviano ha lanciato, come dire, sul blog questo invito e sono scoppiate bagarre e polemiche. D'Ariano all'Alta Irpinia, cresce la partecipazione, un successo oltre le incertezze e la soddisfazione del segretario provinciale De Blasio per il dato complessivo. Ha funzionato la macchina organizzativa affidata ad Antonacci. Pagina ora di Avellino del quotidiano. Tunnel, ora il ponte sul fiume, realizzato il passaggio sul Fenestrelle, ora si lavora alla strada sopra elevata. Minacce contro l'ex ministro Rotondi, l'episodio a Città di Castello, il dirigente Forza Italia De Luca, gesto vile. E questa, diciamo, noi esprimiamo, come dire, siamo vicini all'onorevole Rotondi per queste minacce che ha ricevuto, gli esprimiamo solidarietà. Centralismo, finalmente verso l'accordo, speriamo che questa pagina molto dura, molto vergognosa per la nostra città, volga al termine e si possa aver realizzato questo centro autismo, che è un centro di civiltà e di integrazione sociosanitaria, soprattutto per i ragazzi autistici. Santo Spirito, qui è la zona del degrado, vandalismo, indifferenza e sporcizia nel Ponone Verde di Avellino. Fiamme ad un escavatore nell'area VIP, indaga l'arma, elettrodotto PM ricorre in Cassazione, a Sant'Angelo dei Lombardi la procura impugna il dissequestro. Sviluppo necessario, fare rete, Altavilla intervista al consigliere PD Brillante, Nizza sui temi amministrativi, volantini anonimi in paese, questo a Grottolella, scempiono i nostri palazzi storici, Montefusco, c'è la critica dei partiti AN che critica l'amministrazione sulla caserma dei carabinieri per la maltenuta di questa caserma, che è comunque un bel edificio storico, ma su questo noi dobbiamo essere un po' più vigili e più attenti. Vallo Lauro Baianese, battaglia a colpi di manifesti, ancora aperta la querela dopo gli scontri in consiglio comunale. A Lauro la legalità sia patrimonio di tutti, l'assessore Rega così si esprime. Socialisti Bossone va alle primarie, in baronia profughi accoglienza si cambia. Si chiude in positivo l'emergenza pediatrica. Il direttore generale, il commissario straordinario per il momento, dottor Mario Ferrari, ha risolto questo problema dell'emergenza in pediatria in baronia. C'è stata la sostituzione, appunto, attraverso una collaborazione tra il sindaco
e la direzione generale dell'ASL di una copertura nella zona con la presenza di pediatri. Quindi altra che così sembrava dover esplodere inizialmente, ma tutto è stato risolto con un'ottima intesa tra ASL e il territorio della Baronia. A Flume di Festa della Donna, Silvia Scola saluta Tredico. Andiamo un attimo ad Ariano, il PD spinge sulle priorità. A Comunità Montana Ufida, dov'è la rendicontazione? Questo è l'interrogativo. Monte Calvo, contatti con le ferrovie, si pensa di acquistare l'acquedotto. In Alterpini, alle primarie anche ad Antretta, liceo musicale, docenti all'attacco, poca trasparenza, questo a Montella. Voltiamo pagina, Serino si prepara la via Crucis. Siamo ormai in ambito, come dire, quarepianamente quaresimale, e tutti i nostri paesi si attrezzeranno, anzi questo è un video che noi rivolgiamo alle proloco, ai comuni, naturalmente anche alle stesse comunità montane, di rivalutare, valorizzare tutte le drammatizzazioni sacre della nostra terra, che sono bellissime, quelle che ci riportano indietro tanti anni fa, quando venivano nei nostri paesi realizzate queste drammatizzazioni cartapesta, in forma teatrale, con vecchi linguaggi dialettali. Sarebbe bellissimo poterle rivedere, e ogni paese ripropone questo, perché ogni paese ha il suo dramma sacro della passione. C'è l'area confidenziale, siamo quasi alla fine della lettura del quotidiano. Roma Juve, fuga o riapertura, cade l'Inter della Lazio come un treno. La capolista nel mirino dei lupi, dopo il pari contro la Ternana domani si torna in campo. Andiamo ad 8 pagine. I titoli più importanti della prima pagina: Siriga scappò al Del Mauro, passa, purtroppo abbiamo perso in casa, Vitucci brutta prestazione, manca una guida in campo, interverremo sul mercato, col Barletta il peggior Benevento. Per le primarie PD, primaria sorpresa, De Luca batte Cozzolino, ucciso da un antibiotico. Ecco, questa è la notizia che ha lasciato la città in lutto, in pieno dolore. Un ragazzo di 18 anni così è morto, e bisogna capirne il perché. Doveva andare in una discoteca ad animare così la serata, e così lo hanno trovato morto questo giovane straordinario, dalle doti straordinarie di Avellino. E tra poco faremo vedere anche una foto. L'Avellino, De Luca vince in città, in gran parte d'Irpinia. Voltiamo pagina, affluenza bassa in Irpinia, PD segna ancora il passo, c'è da chi alla nuova frontiera, i prodotti di farina di Quino. La morte di Dac, oggi la verità dell'autopsia, ecco una foto del giovane pieno di vita, del giovane avellinese. Questa mattina al Moscati, l'esame sul corpo del 18enne ritrovato morto nella sua abitazione. Sterco sull'auto dell'ex ministro Rotondi, la solidarietà dell'onorevole De Luca e la solidarietà, credo, anche da parte di tutti i mezzi di informazione, di tutti i giornalisti del mondo del giornalismo nei confronti dell'ex ministro Rotondi, che ha ricevuto questo brutto gesto. Strade sicure e movida violenta, i carabinieri identificavano 200 persone, hanno identificato 200 persone, ad Ariano riapre il cinema e il centro storico, finalmente si rianima, regionali Forza Italia, candidati del territorio. Ad Atripalda Azione Cattolica festeggia i 90 anni, c'è stato un bel campus dell'Azione Cattolica ieri nella giornata di domenica. Oli esausti, partita la raccolta, appello ai cittadini, collaborate, questo ad Altavilla. A Montoro tutelare acqua ed agricoltura, Irno Solofrana ancora proteste. A Mugnano del Cardinale proloco, Bianco sceglie la D'Apolito. Raid vandalico alla sede del forum, questo a Baiano. A Conza della Campania, contratto di fiume, niente pesche, attività irrigue, troppi divieti sull'invaso, turismo fermo. Poi abbiamo tutta la pagina beneventana, sempre un commento naturalmente ai voti, l'area sannitica ha scelto Cozzolino, mentre l'area irpina pare aver scelto De Luca, che ha vinto anche con un certo vantaggio. In provincia qui il PD non è
è un non partito, stamattina alle Gaudina, il duro attacco del gruppo liberamente. Le prime immagini della chiesa restaurata San Martino Valle Gaudina, a Cervinara vogliamo un bilancio partecipativo, la richiesta del locale Metap all'amministrazione comunale. Questi, siamo nella valle Beneventana, Avellino, turnover in vista, via vigilia al big match in casa della capolista Carpi. Rastelli potrebbe apportare qualche cambio di formazione e il dubbio con ieri non si è allenato o si scalda Arini, pronti a tornare all'uno anche Schiavone e Covid, insomma con il Barletta la peggiore prestazione. Bene, abbiamo letto le pagine dei nostri giornali locali, diamo uno sguardo veloce alla rassegna stampa nazionale. Corriere della Sera, la battaglia della rete Telecom, più tempo per sostituire il rame, un piano da 6 miliardi per la banda ultralarga. A sorpresa De Luca in testa nelle primarie in Campania, ma per noi non è una sorpresa perché così gli avellinesi, ecco parlo della città, si aspettavano questa forte affermazione di De Luca. Il film su Pio XII, gli ebrei che già divide, oggi è l'anteprima mondiale, Pezzetti, museo della Shoah, salvò tante vite, falso, sei questa figura un po' tormentata che lascia tanti dubbi negli storici di Pio XII, ma certo è che molti ebrei sono stati salvati da questo Papa, ma ci sono ancora tanti interrogativi e solo la storia e le ricerche puntuali della storia potranno svelare. L'altra Russia scende in piazza, le due viste del giallista, i servizi segreti o gruppi nazionali. Lo spazzaneve, l'auto, la pistola, cosa sappiamo del delitto di Nemtsov? I media ufficiali si accaniscono sulla fidanzata ucraina. Qualche altro titolo. Rete veloce, sfida del governo su Telecom. Vediamo il Corriere Economia oggi cosa ci propone. Famiglia, contante o carta di credito, come e quando usarli con meno costi. Qualche titolo interno, calcio, la passione italiana sta finendo in fuori gioco e tanti articoli sportivi dal Corriere Economia. Vediamo la prima pagina della Gazzetta e siamo in chiusura. Viola da 9, Inter KO, Salato, l'ex del Chelsea decisivo, Mancini chiude con più di uomini in più ma non ne approfitta. Click colpisce e affonda il Napoli, torna Anderson, Lazio irresistibile, rimontona. Berlusconi deluso, Inzaghi e a rischio decide Milan e Verona. Mourinho riparte al Chelsea nella Coppa di Lega, Vettel ci crede, una Ferrari da seconda fila. Le ultime notizie, amichevole del Parma non c'è con più di 1000 tifosi, Manetti forse vendo. Basket Milano travolge Reggio e contestazione con miglior Kreisler. E con questa notizia noi possiamo chiudere. Notte da scudetto, la sfida Totti TV, accende Roma e Juve. Con questa notizia noi chiudiamo questo lunedì all'insegna di un tempo che così ci farà ancora sperare e ci farà ancora un po' agognare nei confronti della primavera. Venerdì, sabato e domenica avremo un weekend abbastanza freddo, rimettiamo un attimo le catene a bordo perché mi pare che l'ordinanza fosse valida fino alla fine di febbraio, non vorrei commettere errori, ma attrezziamoci per bene per questa neve che dovrà arrivare, non sappiamo la quantità, c'è chi esagera, insomma, siamo sempre attenti, controlliamo ogni giorno così le previsioni atmosferiche. Una bella settimana a tutti voi, ai padri e alle mamme di famiglia, a tutti coloro che sono anche in stato di difficoltà fisica e a tutti coloro che anche lavorano nella sanità. Una vita piena di entusiasmo in ogni cosa che noi facciamo, mettiamocela tutta. Buona settimana a tutti, arrivederci da Paolo Matarazzo e con me ci rivediamo venerdì mattina sempre per la rassegna stampa. Arrivederci a tutti.